volevo farle una domanda più generica sulla sua filmografia. Lei ha filmato sempre donne, ha parlato sempre di donne molto forti, ha comunque dato. Non solo. Sì, io però volevo fare una domanda sui personaggi femminili. Come lavora, come scava nella psicologia femminile e come collabora con le sue attrici per arrivare a questi risultati? Poi vorrei coinvolgere questa domanda anche a Pancassi, se ha scritto dei film su donne, poi che tipo vuol dire sia di questi stamattina, solo per cinque. Poi puoi rispondere tu. Mm? Come lavorate sulle donne? Di cosa parlate? Perhaps the first thing Margarita would say is what Hannah Arendt says in the film as well, when they say that since the crimes were perpetrated against the Jews, why do you insist on calling it crimes against humanity? And she said, because Jews are people. And I think that the first thing to say about Margarita's female characters is that she looks at them first of all as people. That is not to deny that there's an interest in women, but I think it's first important to say that when Margarita writes them, when I write them with her, we look at them as whole characters. And of course, women are in very specific situations. I would like to relate that to the question about how did Fassbinder influence Margarita, because watching the German New Wave films in America, I felt that it wasn't until I saw Margarita's films that I could truly understand what those worlds were like, because I feel that her films have an emotional center and they create an intersection of people and politics in a way that, for me, none of the other German filmmakers of her time were able to do in the same way. And I think sometimes focusing on women with an understanding of their particular circumstances of their life creates this emotional and human center to films that are also about politics and history. Beh, per prima cosa penso di poter fare un riferimento ad alcune battute che voi avete sentito nel film su Hannah Arendt, quando si parla di quanto è accaduto durante l'Olocausto come di un crimine contro gli ebrei, e la Arendt obietta che in realtà lo si dovrebbe definire un crimine contro l'umanità, perché in fondo gli ebrei erano persone, appartenevano al genere umano. Ecco, anche le donne sono persone, appartengono al genere umano. Quindi non dico questo per negare un certo interesse nei confronti delle donne, ma proprio perché le si dovrebbe comunque considerare in generale come esseri pensanti. Quindi noi guardiamo a tutti i personaggi quando lavoriamo insieme, io e la signora Contronta, tutti i personaggi, a tutte le loro sfaccettature, non solamente perché si tratta di personaggi femminili o meno. E ad esempio quando abbiamo iniziato a vedere il film della Nouvelle Vague tedesca negli Stati Uniti, tramite la caratterizzazione di quei personaggi riuscivo a capire cosa effettivamente volevano trasmettere quei personaggi emotivamente, sia che si trattasse di persone comuni che di politici. Però il fatto di concentrare la propria attenzione sulle donne può in qualche modo aiutare a creare un centro emotivo in modo tale da rendere più semplice il trattare di politica e di storia nell'ambito del film. Però sempre a proposito di questo argomento, è vero che le donne sono, diciamo, le figure femminili sono ricorrenti nella tua filmografia? Sì, ma perché no? Perché nessuno chiede a un uomo perché fa film sugli uomini, mai. Ma a me mi chiedono sempre. Sì, anche se avete visto il film ieri di Hannah Arendt, perché lì anche lei è aggredita di essere arrogante, di non avere sentimenti, non avere un cuore, eccetera. E ho girato un pezzo di questo film a Luxembourg, in una università americana, e ho parlato a lungo col Dean, con il rettore dell'università, e lui adesso ha visto il film e ha scritto una meravigliosa lettera dicendo che sì, mi è piaciuto molto, ma ha detto quello che mi è piaciuto è che ho capito
quando la Hannah Arendt era talmente aggredita di essere aggressiva, arrogante, senza cuore, senza sentimenti, non posso ricordare a uno di miei colleghi maschili, a chi mai sia stato detto che è arrogante quando ha scritto una cosa così, no? Questo perché in questi tempi ancora di più le donne si aspettavano che sono misericordia, che sono debole, che sono, e sempre per quello quando io mostro una donna che è normale per me, anche se è forte, è normale. E non...